Puntuali come sempre il giovedì sulla Di Crema TV, il venerdì e la domenica su Lombardia TV. Al mio fianco in viola oggi è il nostro Vale. Ciao. Tutto bene Vale? Tutto bene, tu bianco e nero. Io bianco e nero, il bianco non si vede, però fa niente. Per far andare con il nostro sponder, tutto voluto. Ma chi abbiamo come ospiti? In Now Here. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Benvenuti ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Come è nato il nome della vostra band e come si è creata? Ma allora, la nostra band si è creata all'inizio del... diciamo intorno al 2015 mi pare, ragazzi, io non mi ricordo più, però ecco, ci conoscevamo io e il bassista Francesco, abbiamo deciso di fare un progetto nuovo, siamo partiti con l'idea delle cover, abbiamo chiamato subito Diego, il chitarrista, che poi ha sentito Alessandro e ci siamo trovati una sera al bar e abbiamo deciso di fare un progetto composto da cover che poi si è evoluto in inediti, visto che la nostra idea principale era quella di continuare con musica propria e poi abbiamo trovato Andrea, che è qua il chitarrista, e abbiamo creato subito un grande feeling tra di noi. Ok, perché avete deciso di chiamarvi con questa maniera, no, per Here? Ma in realtà il nome è nato con il più casuale Nowhere. È nato nella maniera più casuale possibile e a un certo punto ci siamo ritrovati e abbiamo detto bene, adesso come ci chiamiamo ragazzi? E quindi ci siamo messi su WhatsApp, abbiamo detto un po' di nomi che ci venivano in mente e poi non ci convincevano e la scintilla è scoccata quando abbiamo trovato Nowhere, ecco. Da dove traete ispirazione per i vostri testi? I nostri testi sono molto evocativi, nel senso che sono tutti testi pieni di sentimento, pieni di significato, che possono essere liberamente interpretati, perché comunque uno degli obiettivi principali che ci siamo sin da subito prefissati è proprio quello di dare la possibilità all'ascoltatore di poter fare una libera interpretazione nei confronti dei nostri testi, della nostra musica. E vabbè, dei testi se ne occupa chiaramente la nostra voce, Danilo, e poi tutti insieme sviluppiamo la parte strumentale, quindi avendo comunque cinque gusti musicali diversi, cinque teste diverse, noi siamo la ragioniamo individualmente e poi cerchiamo di miscelare il risultato del nostro lavoro individuale e appunto il risultato sono i nostri inediti. Quelli che potete sentire poi nel nostro EP Where We Belong. Perfetto, conosciamo invece le varie difficoltà che hanno le band emergenti, soprattutto in Italia. Cosa secondo voi sarebbe giusto cambiare e se aveste il potere cosa cambiareste? Beh, in realtà noi la prerogativa di un gruppo, secondo il nostro punto di vista comunque, è quella che bisogna sempre divertirsi, bisogna sempre trovare il giusto obiettivo nella musica e l'obiettivo principale è quello di divertirsi e chiaramente anche quello di far divertire le persone che ci ascoltano, perché del resto comunque quando tu porti la tua musica in un live deve essere innanzitutto divertente, deve essere uno spettacolo divertente, devi trasmettere qualcosa di positivo alle persone che sono ad ascoltarti e del resto anche con i lavori in studio, quindi devi trasmettere qualcosa di estremamente positivo e la tua musica deve essere prima di tutto qualcosa che possa far divertire le persone, qualcosa che le possa stimolare a un ascolto più approfondito e qualcosa che possa trarre anche beneficio durante l'ascolto. E quindi secondo noi la prerogativa di un gruppo per poter cambiare comunque l'ambiente musicale dovrebbe essere quella di non vendersi a tutti i costi, ma di fare principalmente quello che è poi il proprio divertimento personale, il proprio divertimento a livello di gruppo. Tra un attimo vedremo il video Dream. Com'è nata questa canzone? Allora, prima di tutto abbiamo lavorato insieme alla parte strumentale e dando comunque le varie idee al pezzo
e successivamente, una volta creata la base strumentale, mi sono messo lì, diciamo, per creare un testo il più possibile efficace che potesse comunque essere adatto alla parte che era invece la musica in sottofondo, e ho scritto un testo che praticamente parla di questo giovane padre che deve affrontare la morte di una persona cara, in questo caso la moglie, e vi sono tutte le situazioni che riguardano la vita dopo questa vicenda, sì, esatto, questo lutto, e per esempio il padre che deve accudire la figlia e vivere senza la presenza della moglie vicina, e poi niente, il tutto è stato completato in sala prove, dove abbiamo comunque completato l'opera di Dreams. Ok, naturalmente ce lo vediamo insieme. Baby,
Video, il vostro rapporto con i social network? Il nostro rapporto con i social network è un rapporto abbastanza, diciamo, stabile, vivo, una cosa del genere. Diciamo, noi siamo sempre attivi su Facebook e su Instagram anche, e cerchiamo di postare il più possibile, e, diciamo, per mantenere viva la pagina e per comunque mostrare, esatto, mantenere il contatto con le persone. Una domanda un po' provocatoria: secondo voi i musicisti devono essere anche PR, ed è giusto che un locale dà una data solo in base alla quantità di gente che portano? Il locale deve, ovviamente, guarda anche il suo interesse, però secondo me non è il gruppo, secondo me, che gira per comunque suonare, eccetera, e farsi conoscere, dovrebbe avere una spinta di più dai locali, eccetera, comunque per fare, per avere uno sviluppo futuro, nel senso, come band, ma anche sì, come in particolare. Non so. Più che altro, tanti locali danno per scontato che comunque la musica sia a costo zero, cioè sia un servizio che una persona o più persone, come nel nostro caso appunto un gruppo, offra senza che poi non ci siano spese dietro. In realtà non è così, perché per quanto la musica sia, come dicevamo prima, un divertimento e debba essere la prerogativa, comunque dietro a un gruppo ci sono moltissime spese che vanno dalla sala prove, comunque dagli spostamenti per i live, vanno anche la manutenzione, l'usura degli strumenti, esatto, le lezioni che eventualmente nel corso della propria formazione musicale ognuno di noi ha preso, e quindi chiaramente tutte queste spese vanno a incidere poi su un gruppo. Del resto, appunto, tanti gestori di locali questa cosa non la considerano e pensano che suonare senza nessun, anche il minimo compenso, sia lecito. Che inizialmente la cosa può anche starci, nel senso che comunque è giusto anche che un gruppo faccia una sorta di gavetta, però è anche vero che poi un minimo di soddisfazione deve esserci, anche perché comunque si offre un servizio e il più delle volte si portano anche molte persone ad un live, ed è giusto che un locale riconosca anche questo. Perfetto, rimaniamo in tema per appunto di live. Quello che vi ha emozionato di più nella vostra carriera di live che avete fatto? Il live del Foraido è stato sicuramente uno dei live migliori che abbiamo fatto. Io sinceramente penso che uno dei live migliori sia stato al Rockout di Cazzago San Martino, e la differenza è, al Foraido abbiamo fatto 2 ore di live, mentre qua è stato un live in cui c'erano anche altri gruppi, abbiamo suonato 45 minuti, però è stata sono stati 45 minuti davvero intensi, e io lo trovo il miglior live anche per risposta da parte del pubblico, che ogni singola canzone c'è davvero... E non solo accompagnato, ma ci ha trasportato, e con la sua energia, e ci ha permesso di fare un live davvero fantastico, a mio modo di vedere. Cosa ne possiamo pensare? Raido e Rockout, migliori live. Quindi parliamo adesso dei vostri progetti futuri. Ma allora, progetti futuri, siamo già tornati in sala prove per scrivere dei nuovi inediti. E stiamo completando, diciamo, dei live che adesso andremo a svolgere, diciamo, nel breve periodo. Avremo una pausa invece nel mese di maggio, e dovuta, diciamo, a forze maggiori, ecco, e poi vedremo di tornare nella stagione estiva con vari live, e magari, chi lo sa, magari porteremo qualche pezzo nuovo. Ok, prima di salutarvi, naturalmente i vostri contatti per tutti i nostri amici che vogliono seguirvi. Potete seguirci sulla pagina Facebook, scrivendo Nowhere,
su Instagram, nowhere-musicband, e su YouTube, stessa cosa, nowhere-musicband. Ok, perfetto. Quindi prima di salutare naturalmente i nostri amici Nowhere, che dire, vi auguriamo il meglio per quanto riguarda i vostri live, grazie per essere stati ospiti a noi. E come sempre la parola nostra vale per la chiusura. Il giovedì alle 20.15 sulla Di Crema TV, il venerdì alle 14, domenica alle 12.30 su Lombardia TV, canale 99, 599 in Lombardia, 888 in Lazio e in Emilia, 665 in Liguria e 219 in Piemonte. Io ricordo come sempre la nostra pagina Facebook On The Video, il nostro canale YouTube On The Video Lombardia TV e il nostro Instagram On The Video Lombardia TV. E che dire, grazie a nostra Vale. Grazie a te. E l'appuntamento settimana prossima. Ciao.